Buonasera a tutti che ci seguite su Libre TV. Questa sera, oggi diciamo, è 30 dicembre 2020, in collegamento con Paola Sbardellati. Oggi diciamo, è una puntata che facciamo con lei, ormai un'amica di Libre TV. La conoscete, Paola Sbardellati, psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli di Roma. E per quanto riguarda gli approfondimenti, gli argomenti che magari sono su argomenti che magari sono poco dibattuti, se ne parla poco, se si legge poco sui media, limitrofi al Covid, a questa situazione Covid. Ricordiamo, noi siamo in lockdown festivo sostanzialmente fino al dopo l'inizio dell'anno, in un'alternanza di zone rosse, arancioni e così via. Oggi proviamo a dire qualcosa riguardo il personale medico, medici, infermieri, tutto il personale medico e paramedico, che è l'esercito sostanzialmente che sta combattendo per noi questa battaglia contro il Covid, e essendo esseri umani anche loro subiscono delle conseguenze negative abbastanza pesanti, che riguardano ovviamente, avendo qui Paola Sbardellati, la loro psiche, oltre che i rischi da contagio. Allora Paola, io do subito la parola a te, così puoi parlarci anche, ovviamente, diciamo sempre, la tua esperienza ospedaliera è fondamentale, è un osservatorio importantissimo. Buonasera a tutti, ben trovato Gianni. Grazie, ormai sono un'amica e mi ci sento, in effetti. È Allora, giustissimo. sì, in effetti è vero, io sto vivendo da vicinissimo purtroppo l'esperienza del Covid da quando siamo entrati a marzo nel lockdown, nonché la seconda ondata, ed effettivamente ho assistito ai mutamenti, no? Degli atteggiamenti, anche d'umore delle persone che lavorano a stretto contatto con i singoli pazienti. La cosa più evidente, che magari possiamo dire sin da subito, col senno di poi, avendo una prospettiva anche dei mesi addietro, è il fatto che inizialmente gli infermieri, i medici stessi venivano considerati un po' degli eroi, venivano considerati a tutti gli effetti dei salvatori, e c'erano degli slogan, come abbiamo anche detto l'altra volta a proposito della prima parte dell'ondata del nostro maledetto Covid, fondamentalmente, perché credo che ormai questo sia il pensiero comune di tutte le persone, no? Grazie. E purtroppo oggigiorno sono un po' discordanti i pareri delle persone a proposito degli infermieri e degli stessi medici, che non tanto più vengono visti come degli eroi. Questo mi dispiace, in parte lo comprendo, in parte no. Allora, per quale motivo? Perché inizialmente effettivamente c'è stato questo in ospedale. Porto proprio l'esempio di quello che è successo da noi. Un ospedale che vive di vita propria, a un certo punto scatta la pandemia, viene strutturato un reparto Covid. E si accettano i volontari, sia da un punto di vista medico che da un punto di vista infermieristico, per lavorare in questo reparto. E vengono visti a tutti gli effetti delle persone coraggiose, persone che rischiano chiaramente la loro salute, rischiano il contagio e arrivano i primi contagi, quindi in qualche modo vengono considerate anche loro le vittime del Covid. Mano a mano che si va avanti, chiaramente la situazione sta andando a ridosso dell'estate, migliora. Poi le persone pensavano, come abbiamo già detto, di tornare a un minimo di normalità. Sono state fatte magari, ecco, con superficialità alcune scelte da parte di alcune persone, e alla fine ritorniamo dopo l'estate con un'ondata di positivi assurda, ma anche perché è stato anche più facile in questo caso diagnosticarli, visto con l'ausilio dei tamponi. Sono stati fatti, insomma, tanti, tanti, in questo caso, accertamenti intenzionali, non aspettando ovviamente il paziente che arrivasse al pronto soccorso. E quello che è successo è che di nuovo le ondate di pazienti positivi e di nuovo la ristrutturazione dei reparti Covid negli ospedali, così come è avvenuto per esempio anche da noi, addirittura è stato aumentato il numero dei reparti.
E effettivamente in questo caso che è successo? Che gli infermieri si sono più facilmente contagiati, così come gli stessi medici. Perché? Perché molti erano gli asintomatici, perché c'è stato un trasporto magari di un paziente da un reparto all'altro, un paziente entrava asintomatico e subito dopo risultava invece positivo con i tamponi che venivano fatti e questo ha fatto chiaramente crescere lo stress. Crescere lo stress che si è manifestato in forma di ansia, di nervosismo, e le persone sono persone prima di tutto, prima di essere ovviamente un medico, prima di essere un infermiere. E gli stessi pazienti non hanno ben compreso quello che stava accadendo dentro un ospedale, cioè hanno dato per scontato che ci fosse molta attenzione, ci fosse molta calma, ci fosse molto, come dire, self-control, no? Da parte degli stessi infermieri, non rendendosi conto che dello stress a cui loro sono sottoposti, dell'esiguo numero spesso anche in reparto degli stessi infermieri che vi operano, perché le forze sono quelle, se si sono ammalate le persone, se la quarantena è lunga e non può essere nemmeno definito quello che è il numero di giorni effettivo in cui la persona resta a casa, è chiaro che rimane magari un'unità in meno in un reparto, oppure si cerca di sopperire, ma non sempre adeguatamente o sempre con le stesse risorse. E questo ha fatto crescere chiaramente il nervosismo e lo stress anche nelle persone che lavorano in un ospedale, che pur sempre fanno bene il loro lavoro, ma con più fatica a livello emotivo e quindi il rapporto, diciamo, con il paziente a volte ne ha risentito. Ne ha risentito e effettivamente gli stessi pazienti hanno rilevato alcune volte questo tipo di atteggiamento non sempre, se vogliamo, carino, no? Da parte di alcuni medici o infermieri, per quanto ribadisco quello che ho detto anche la volta precedente, che tanti sono stati invece i medici, nonostante tutto, e così gli infermieri che si sono prestati a fare un accudimento anche oltre quello che poteva essere la loro mansione, soprattutto nei reparti Covid dove le persone sono isolate. L'isolamento poi è stato l'ulteriore aggravio, no? Perché quello che in qualche modo si è cercato di fare e si cerca tuttora di fare è di tutelare la persona che viene in ospedale. Si cerca di non far veicolare virus, no? Il virus stesso del Covid, e quindi bisogna fare delle restrizioni. Quindi anche gli stessi visitatori non possono accedere facilmente negli orari di visita canonici, quindi vengono sospesi. Ciò significa che il parente non può entrare nel reparto, ma dà magari beni di prima necessità a un ausiliario oppure a un infermiere, il quale poi lo porta ovviamente al paziente ricoverato. Anche questo è stato un surplus per lo stesso, ovviamente, o infermiere o magari ausiliario che stava lì a lavorare, perché non è una mansione solita e il numero di pazienti è magari notevole e fare queste cose per tutti, in più le terapie, in più il giroletti, in più ovviamente l'assistenza al paziente per tutto il tempo in cui è ricoverato, ha stressato oltremodo e quindi spesso nervosismi, dobbiamo dire che ci sono stati, si sono rilevati a tutti gli effetti. E quindi parliamo di nervosismi. Sì. Dobbiamo anche dire che insomma, le previsioni e le promesse di un aumento di organico mi sembra che non siano state mantenute, almeno non a pieno, perché poi una cosa è il volontariato, un'altra cosa è un organico più, diciamo, adeguato a questa emergenza totale. E dallo stress da lavoro di questo personale si è passato a veri e propri disturbi psicologici È che vero. hanno coinvolto parecchie persone. Ci sono parecchi, appunto, medici, paramedici, infermieri, eccetera, annessi e connessi. E ci sono degli studi proprio su questo che sono stati fatti. Degli disturbi anche abbastanza pesanti che, oltre a minare la persona in sé, minano anche il ruolo, quindi quello che loro lo devono fare.
Sì, il disturbo più diffuso che si è rilevato nei vari studi che sono stati fatti nei vari ospedali, proprio su tutti gli operatori sanitari, è il disturbo post-traumatico da stress. Ormai se ne parla un po' ovunque ed effettivamente è vero che tutte le figure sanitarie sono un po' sottoposte a questo tipo di disturbo. Che significa? Significa che c'è una maggiore suscettibilità, maggior nervosismo. Proprio di fondo, in maggior anche refrattarietà rispetto al luogo di lavoro, cioè le persone, io me lo sento dire quando vado in ospedale a lavorare, nel momento in cui si devono alzare la mattina e per carità mettono la loro sveglia e vengono a lavorare, però lo fanno con un animo negativo, non sono ben disposte. È come se ci fosse ovviamente una sorta di nemico, un alone nero. Poi per carità lavorano, fanno quello che devono fare, ma la disposizione iniziale non è buona. Questo è tipico di un disturbo post-traumatico, cioè evitare quello che può essere l'elemento stressogeno all'origine. Noi abbiamo gli esempi, non so, delle persone che sono state in guerra e poi magari hanno accusato questo disturbo, incubi. Pensieri ricorrenti su quello che può essere un discorso dell'elemento negativo, il fatto di evitare tutti i luoghi che possono ricordare quel tipo di situazione. Questo è quello che si sta verificando da noi. Ed effettivamente anche nel nostro piccolo in ospedale l'abbiamo un po' studiato questo fenomeno, già da marzo e in seconda battuta dopo l'estate somministrando dei semplici questionari. Uno è un test proprio per vedere, si chiama il termometro delle emozioni che valuta dall'ansia alla la rabbia, no? Le varie sfumature, e un po' l'altro invece è un inventario che va a vedere proprio un disturbo post-traumatico da stress, cioè come le persone stanno vivendo l'evento traumatico in questo momento. Ed effettivamente è il risultato che le persone sono più stressate e più rabbiose sin dall'inizio e attualmente proprio più come dire assoggettate a quello che è l'evento Covid, quindi l'evento traumatico, ma in termini di disturbo post-traumatico, cioè loro stanno in vero disturbo post-traumatico da stress in questo momento, quindi faticano di più a fare quello che normalmente viene fatto e effettivamente questo spesso a discapito anche del loro benessere personale. E intendo dire che nel momento in cui escono dall'ospedale e vanno a casa, lì c'è effettivamente un discorso di riscontro di questo disturbo. Le persone vivono male la loro vita privata, sono più nervose, faticano a inserirsi in quelli che sono gli argomenti, se vogliamo, più normali della loro quotidianità, no? Della vita vissuta di tutti i giorni. Diventano più pesanti, hanno disturbi del sonno. Questo perché? Perché effettivamente il sovraccarico è talmente tanto che non riescono a smaltirlo e sapere che il giorno dopo devono tornare lì a lavorare le maldispone come se non riuscissero a staccare mai. E questo chiaramente a me è stato spesso detto in colloqui individuali, perché la cosa che si è rilevata molto utile in tutti questi mesi è il fatto di fare anche dei brevi colloqui di sostegno con tutto il personale, dall'ausiliario all'infermiere, il medico, che magari lo incontri anche quei 5 minuti, ma per lui fondamentali, in cui si sfoga, in cui racconta tutto quello che poi fatica a fare una volta uscito dall'ospedale, perché dicono una volta che siamo qui, ok, facciamo, però il problema è ritornare a casa con l'idea che il giorno dopo devono ritornarvi. Sì, tu hai citato appunto questa diagnosi di disturbo post-traumatico da stress. È una cosa che richiama, diciamo, gli eventi bellici. È stato studiato per la prima volta, è stato anzi codificato per la prima volta, se non erro, proprio per studiare il post-trauma dalla guerra nel Vietnam negli Capisco. Stati Uniti. Sì. Quindi insomma questo è un caso perché spesso si fa questo paragone Covid, evento bellico. Io personalmente ritengo che a volte c'è motivo di farlo, è opportuno, a volte meno. Questo è un caso in cui è opportuno perché
è un disturbo proprio che accomuna anche i soldati che tornano dalle guerre. Oltre a questo, ovviamente, lo scenario è quello di una mortalità, dei medici sono più di 200 che sono morti, e sono tanti. E poi ti volevo chiedere un'altra cosa, ma questi colloqui sono stati fatti, che tu hai fatto, sono stati fatti, diciamo, nell'ambito di un supporto professionale all'interno dell'azienda ospedaliera, oppure sono, diciamo, colloqui ovviamente individuali, ma di tipo, non so come dire, privato, ma insomma legato alla tua professione più che alla funzione ospedaliera? No, 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 sono. Allora, al momento in cui io parlo di colloquio clinico, così spieghiamo bene, Sì. effettivamente significa una consulenza psicologica di sostegno e ovviamente in ambito ospedaliero, ma dove la persona che viene e parla con me, chiaramente sveste i panni in quel momento del medico piuttosto che dell'infermiere, anziché dell'ausiliario, e racconta quello che è il proprio vissuto. Quindi, chiaramente è un qualcosa che l'ospedale offre alle persone che lavorano lì, quindi effettivamente è un servizio che il San Pietro ha offerto a tutti i suoi dipendenti e questo proprio perché si è reso conto di quanto sia oneroso questo carico legato al Covid, alla gestione del Covid. E quindi diciamo che è proprio un discorso legato all'ambiente ospedaliero, ma come io dico sempre, offro la stessa opportunità alle persone, qualora non vogliano fare un colloquio in ambito ospedaliero, anche all'esterno. Avendo io l'opportunità di avere uno studio chiaramente mio, privato, se loro non se la sentono di farlo in quel momento in ospedale o perché spesso magari le persone non vogliono neanche, no, che si sappia che vengono a fare un colloquio con una psicoterapeuta, c'è la possibilità di farlo del tutto privatamente, ovviamente sempre inserendolo in un discorso di sostegno però garantito e offerto dal San Pietro. Ah, ecco, no, ti chiedevo perché ci sono stati alcuni casi particolarmente gravi di questo disturbo che poi hanno portato anche alla depressione e casi di suicidi di infermieri, soprattutto negli ospedali lombardi. Sono due infermiere, ho letto, di 37-34 anni, una trovata nei bagni, che precedentemente aveva manifestato un certo disagio, aveva anche chiesto un supporto psicologico, un'altra infermiera di 34 anni che aveva scoperto di essere positiva a Monza, anch'essa si è suicidata qualche settimana fa, ci sono degli articoli sui giornali. Quindi è importante, ovviamente, come in generale, per il benessere dei lavoratori, che l'azienda insomma si mobiliti in questo senso, perché poi il benessere del lavoratore è il benessere ovviamente anche dell'azienda, e in questo caso di un'azienda che eroga servizi sanitari e migliore anche la resa del servizio, se insomma il lavoratore è tutelato in questo senso. Esatto. Infatti da sempre, sono 20 anni che io lavoro al San Pietro e da 20 anni effettivamente questo aspetto è presente, nel senso che è molto chiaro che c'è un'offerta da parte dell'ospedale San Pietro tramite il servizio di psicologia per i suoi dipendenti, chiunque voglia può afferire. In questo caso non abbiamo molto aspettato che venissero da noi i singoli, magari infermieri o medici, ma io mi sono mossa nei reparti, visto che tanto salivo per andare a fare le consulenze di routine per le persone ricoverate, perché non ci dimentichiamo che adesso, al di là delle persone ricoverate per il Covid, ci sono i ricoverati, i malati per altre ragioni. Quindi, nel movimento che io faccio nei vari reparti, entro in contatto con i medici anziché con gli infermieri piuttosto che con gli ausiliari, oppure spesso nel movimento proprio da un reparto all'altro vengo fermata e questo ha offerto loro l'opportunità di dire: ok, Paola, ma tu oggi ci sei? Quando è che potrei venire? Oppure concordare un momento per poter parlare, oppure anche seduta stante, perché ripeto, in questi casi che sono i casi di emergenza, infatti non a caso esiste anche una psicologia dell'emergenza, non si va a vedere proprio il setting nel suo dettaglio che debba essere strutturato perfettamente, ma si valuta quello che può essere l'emergenza, il bisogno e si interviene subito ovunque ci si trovi, perché poi effettivamente se una persona ha bisogno non sta tanto a guardare se c'è la stanza o la luce adeguata, l'importante è che ci sia un sostegno in quel momento.
Certo, le condizioni di lavoro particolarmente stressanti chiaramente sono determinanti per questo tipo di insorgenza, per questo tipo appunto di disturbo. Ci sono alcuni medici che hanno denunciato delle condizioni particolarmente stressanti che poi alla fine si appunto concretizzano in una inefficienza dell'azienda. È successo a Milano, purtroppo poi è successo anche con delle lettere che dovevano rimanere riservate all'interno dell'azienda, che poi sono uscite e sono successe insomma delle cose abbastanza, delle polemiche, delle dimissioni. Questo è successo all'ospedale Santi Paolo e Carlo. Questa è una notizia che prendo dal Riformista del 24 novembre, con il giornalista che è Gioacchino Priaco che ne ha scritto. Le condizioni ospedaliere di lavoro sono una cosa, poi quando il medico esce dall'ospedale, quindi torna per quelle poche ore in cui dovrebbe poi in qualche modo cercare un po' di sollievo alla vita privata, le cose capitano che non vadano bene. Come tu accennavi in partenza, siamo passati dall'esaltazione del personale infermieristico, medico, con gli eroi, con i canti ai balconi e tutte queste cose. Addirittura a casi in cui i medici sono stati discriminati, i medici, le compagne o i compagni dei medici e anche i figli isolati nelle scuole perché considerati ad alto rischio, diciamo, perché frequentano dei potenziali untori. Questo è successo anche, soprattutto in Lombardia. La contiguità con il Covid, quindi la paura del contagio per, appunto, per la contiguità per esigenze professionali, essendo dei medici. Ha fatto sì che purtroppo che anche, e quindi è anche, ci si sente anche responsabili di quello che accade, poi ovviamente anche ai familiari e addirittura ai figli, insomma, che nelle scuole sono stati un po' appartati, sono stati, le compagne è stato chiesto appunto di non entrare in certi negozi. Queste sono delle notizie che si possono leggere sulla stampa, e questo mi sembra un pochino che si conferma una tendenza frequente in Italia di passare con una facilità e una rapidità incredibile dall'altare al patibolo. Stessa persona, c'è cioè questa parabola ed è un po' triste, forse anche questo, anzi sicuramente determinato da un approccio psicologico anche alla vita un po' particolare, insomma. Esattamente, esatto. Cioè, la cosa triste è questa, che ci sono state delle vere e proprie ghettizzazioni, no? Allora, io apprezzavo e a volte sorridevo nel sentire il racconto da parte di alcuni medici che lavorano dove sono io, che chi poteva quantomeno tendeva un po' a isolarsi, a non mangiare con la famiglia la sera per proteggerlo. E questo è un gesto, se vogliamo, anche carino, attento, dove se possibile farlo si è attuato. Poi si è passati invece all'opposto, come stavi dicendo te, a degli atteggiamenti da parte di tutto il resto della popolazione, quindi persone, amici, a allontanamento. Quindi non è più il medico che spontaneamente ti dice guarda, forse è meglio di no, ma della serie non ti invito, con te non mangio, allora no, non vieni con tuo figlio perché magari tuo figlio può essere infetto perché mangiate, vivete tutti dentro la stessa casa e tu stai a contatto con magari pazienti che hanno il Covid. Purtroppo sì, è successo anche questo e la fatica di cui parlavo io, infatti, è proprio di quella di cui stai parlando tu adesso, cioè non solo io fatico perché lavoro in un ambiente ospedaliero dove comunque quando si entra l'atmosfera è diversa adesso, cioè io stesso fatico, Gianni, perché quando entro vedo uno scenario un po' tetro, se vuoi, cioè i corridoi sono vuoti, c'è poca gente, tutte le porte sono chiuse, no? Questo anche atteggiamento di chiusura e di protezione non è proprio rassicurante, è un po' triste. I rapporti umani, sono veramente ancora di più limitati. Poi esco dall'ospedale e mi ritrovo magari ad avere a che fare con altre persone che tendono ad allontanarmi. Allora, non solo io fatico a smettere di pensare a quello che è il mio contesto lavorativo, ma anche all'esterno tu me lo fai ricordare perché io sono un appestato, un untore. Quando poi effettivamente sì, le figure che lavorano in un ospedale sono semmai, se è vero, più a rischio, ma anche se vogliamo più controllate rispetto ad altri, no? Infatti, quello che appunto si dice è che fanno tamponi molto spesso, verificano la propria
diciamo, lo stato appunto di infettività o meno, se sono contagiosi quotidianamente, credo che la cosa accada. Sì, ben, viene fatto almeno una volta alla settimana o 10 giorni o anche meno a seconda di dove lavora la persona, in Sì. quale reparto, un controllo, parliamo di ovviamente tamponi molecolari, proprio perché non possiamo permetterci di andare in ospedale senza sapere se siamo infetti oppure no. Quindi tutti siamo sottoposti, anche gli amministrativi, a dei controlli. Quindi, se vogliamo, è vero che c'è un discorso di maggior rischio, ma anche di maggior controllo. Certo. Poi anche il fatto di lavorare in un ospedale, non dico che sia una garanzia, ma quantomeno una coscienza una persona l'ha sviluppata di più lavorando a contatto con persone che potenzialmente possano essere a rischio. Quindi forse abbiamo un po' più di attenzione nei confronti del prossimo, eppure il prossimo spesso questo non lo tiene presente e semmai lo utilizza in modo contrario. Quindi, ahimè, anche tutta una serie di disturbi inerenti a una solitudine eccessiva, un isolamento, è vero che si è verificato a discapito di alcune figure rispetto ad altre. Quindi, Lo studio di cui parlavo in apertura sulla sanità lombarda è stato fatto da degli esperti, degli studiosi dell'ospedale Sacco, del Policlinico e della Statale. Ha preso in esame 189 medici, 318 infermieri, 114 tecnici, fisioterapisti e 32 assistenti. Questo è uno studio che poi è stato pubblicato, i risultati, ma insomma, si possono trovare. Io ho trovato la notizia su Corriere.it, Milano Cronaca. Del 26 novembre, il giornalista che l'ha scritto è Gianni Santucci. Il risultato è che sono 40% del campione rivela appunto questo disturbo da stress. Non sembra che sia rilevante l'età, è abbastanza omogenea, mentre invece sembra che sia rilevante il sesso. Le donne sono più vulnerabili a questo. Come hai una spiegazione a questa cosa? ma allora forse è la maggiore sensibilità, potrebbe essere giustificato magari con questo tipo di osservazione, è un'ipotesi, perché sono stati fatti proprio degli studi sul genere maschile e femminile. Allora, alcuni studi testimoniano che, per esempio, le donne tendono a proteggersi di più rispetto all'uomo, ma le donne hanno anche un atteggiamento proprio più protettivo a prescindere, quindi questo fa parte forse della parte genetica, dell'istinto materno, e si è visto che gli uomini quando si accompagnano con le donne tendono anch'essi a proteggersi di più. Le donne hanno questo atteggiamento però di essere più in ansia e quindi verosimilmente l'ansia spesso le porta a essere più vulnerabili. Non è un caso di alcune dottoresse, di alcune, questo lo dico proprio come un'esperienza nostra, che avevano veramente una preoccupazione a mille per mille di quello che poteva essere un eventuale contagio, quindi iperattente alla vestizione, come la chiamiamo, alla cura, e poi magari sono quelle che se lo sono preso il virus. Uno dice: ma com'è possibile? Beh, verosimilmente è proprio magari questa sensibilità, l'iperattenzione che fa scappare a volte un particolare, no? Che può essere anche però letale in quel momento rispetto alla contrazione del virus. Quindi io credo che forse l'elemento di sensibilità è quello che giustifica la vulnerabilità. Sì, il tutto ovviamente fino adesso parlando di cura, adesso si apre il capitolo vaccinazioni. Capitolo vaccinazioni, c'è stata un'infermiera che è stata la prima vaccinata in Italia, in qualche modo mai viene in corsa perché è stata attaccata molto sui social, ha dovuto chiudere il profilo, è stata attaccata in qualche modo perché le si contestava il fatto di essersi voluta, diciamo, mettere in evidenza. C'è una percentuale di medici che contesta questo vaccino, insomma è un ulteriore diciamo, campo di osservazione, vediamo un pochino anche qui se la salute mentale viene aggravata da questo, insomma, sarebbe veramente paradossale perché insomma, è un momento di possibile in cui si vede un po' la luce, l'inizio di vaccinazioni, oppure se invece per questa categoria, parliamo sempre dei medici, infermieri e personale, diciamo, paramedico, aumenterà lo stress.
Allora, lo stress sta già aumentando perché abbiamo fatto le prime vaccinazioni e i dati che si sono insomma rilevati testimoniano proprio questo, cioè che le persone non sono serene, gli stessi medici non sono sereni o quanti effettivamente, per esempio anche quello che stavi dicendo dell'infermiera, no, ha voluto un po' testimoniare una cosa giusta, cioè che lei ci crede nella vaccinazione e vuole essere anche un po' l'esempio, cioè della serie non succede nulla e facciamolo, no? Quindi siamo in un paese democratico, effettivamente questo può essere un aiuto. Poi, dopo tutti questi mesi di morti, di restrizioni, di condizionamenti, e avremo ulteriori ovviamente Certo. strascichi e le conseguenze ce ne saranno e ce ne saranno anche tante rispetto a tutto questo purtroppo lungo periodo. E è stata attaccata, no? Come dicevi giustamente te, già questo secondo me è un po' un indicatore di quello che muove tutto questo discorso del Covid e delle vaccinazioni. Perché uno dovrebbe pensare in modo logico, perfetto, stiamo risolvendo, stiamo cercando di risolvere e gli animi dovrebbero rasserenarsi, eppure ci sono i timori, ci sono i dubbi. Le persone hanno paura e spesso ci sono delle reazioni non giustificate, anche violente, e questo magari hanno, queste reazioni hanno a che fare con altre problematiche su cui non entro magari nel merito, ma chiaramente entro nel merito su quello che può essere la paura su cui si vanno a innescare tutta una serie di reazioni non carine nei confronti delle persone che scelgono liberamente. E questo secondo me ha a che fare un po' con la anche cattiva gestione a volte della comunicazione, perché non ci dimentichiamo una cosa, che ogni comportamento sottintende dei processi psicologici. Per processi psicologici, per semplificare, così ci facciamo capire un po' da tutti. Allora, quando io decido di fare una cosa, quella decisione, quell'atto è perché l'ho pensato, perché l'ho sentito. Spesso si va in automatico, a volte invece si fanno le cose intenzionalmente, no? Ok? Se io non ragiono su quello che può essere un timore globale in questo momento e su cui si vanno a innescare un po' di dubbi e non li prendo in considerazione e non attuo una comunicazione che sia efficace, che vada a toccare proprio le leve emozionali della popolazione, del genere umano in generale. Spesso lì si possono poi andare a infilare una serie di reazioni negative, anche quelle violente. Non so se mi sono stata No, sufficientemente sì, chiara, anche. Gianni, è che credo che bisogna sempre tenere presente che quando si fanno delle cose bisogna ragionare su quello che c'è dietro, ma anche come andarla a gestire quello che c'è dietro. Quindi nel caso specifico, se vogliamo parlare adesso della vaccinazione, ok, si parla tanto di questi vaccini, si è parlato tanto, ma forse non si è ben messa a fuoco quelli che sono i dubbi delle persone, no? Della gente comune. Andare ad ascoltare un po' la gente e far capire come effettivamente si sta procedendo, come si sta lavorando, fa sentire le persone magari ascoltate, tutelate e quindi, perché no, protette, e questo le può ben disporre. Se effettivamente questo viene non curato in maniera adeguata, è poi facile pilotarlo da quelle persone che magari hanno problemi in questo senso e diventano violente, no? Possono diventare anche violente, come sono i casi che sono accaduti un po' in questi giorni, delle polemiche che sono state fatte, fino a, insomma, affermazioni pesanti. Sì, ovviamente dobbiamo sempre premettere per quanto riguarda i vaccini che da che mondo è mondo, da quando esistono i vaccini c'è sempre un rischio insito nella vaccinazione in sé. Noi siamo una generazione e quelle che stanno nascendo, di cui parleremo in questa vicenda, durante questa vicenda Covid, chiamati dalla storia a essere testimoni di qualcosa di nuovo, a essere pionieri in qualche modo, pionieri di come affrontare nel XXI secolo una epidemia, che non, un virus che non avremmo mai immaginato potesse mettere a repentaglio l'esistenza veramente delle persone e la farcite soprattutto delle persone più anziane.
non si sarebbe mai immaginato cosa simile, e ovviamente anche per quanto riguarda il vaccino. Siamo chiamati a testimoniare quella che poi è anche la nostra fiducia nei confronti della scienza quando per un qualsiasi sintomo prendiamo delle medicine, certe volte anche in modo sconsiderato. E l'esempio è importante, lo diciamo sempre, che l'esempio da parte di chi è visibile, il medico, ma anche il politico, perché poi sono persone, è importante, io lo ritengo una cosa meritoria, al di là delle accuse veramente che mi sembrano sconsiderate di mettersi in evidenza, o che, insomma, per mettersi in evidenza non si possono fare anche altre cose. C'è un rischio insito, ma siamo chiamati a, secondo me, a testimoniare questa cosa. Lo facciamo per noi, lo facciamo per gli altri. È molto importante anche per le future generazioni, perché poi da questi primi vaccini, e ce ne sono molti che dovranno arrivare ancora, anche lì si selezionerà il meglio, quello più efficace, quello con minori effetti collaterali. Insomma, però bisogna partire. Voglio dire, anche Cristoforo Colombo è partito un pochino non sapendo bene quello che avrebbe affrontato, pensava di andare da una parte, è arrivato da un'altra, ma insomma ha scoperto l'America. Sì, e poi bisogna anche dire che da che mondo è mondo, quando si fa un qualcosa di nuovo, la tensione c'è. Il timore c'è, bisogna semplicemente però chiamarlo col giusto nome, non etichettarlo con cose più mostruose e provare, perché se non si attua quello che è una manovra di un tentativo, è chiaro che rimaniamo fermi, si rimane fermi e sappiamo quello che può accadere. I timori sono sempre dietro i nuovi comportamenti, le novità. Sarebbe impensabile, no? Che non ci fosse un discorso di lieve paura. Basta saperla individuare, contenere, dare il giusto nome, ma poi raffrontarla e paragonarla a quello che si può prospettare se non si procede con un discorso, ovviamente, di, in questo caso, tentativo di terapia, di protezione. E lo dobbiamo, ce lo dobbiamo anche dopo tutti i mesi di sacrifici, ma anche per tutte le persone che non ci sono più, Gianni, perché ci sono le vittime del Covid, ci sono le vittime del Covid indirette, no? Cioè quelle che purtroppo non hanno potuto avere le giuste cure a causa di lockdown iniziale, per esempio. E poi anche per una prospettiva futura, fa parte dell'evoluzione, no? Sì, ecco, infatti, fa parte dell'evoluzione che procede a volte con delle tappe forzate, perché capita, accade, che accadono delle cose che poi comportano dei salti, diciamo, che altrimenti ci si sarebbe arrivati molto più lentamente, e invece bisogna saltare 3-4 scalini insieme. Ma questa è una cosa che non ci siamo scelti. Magari un argomento di discussione potrebbe essere quello insomma, tu sei giovane, io ho una certa età, quando ero bambino a scuola andavo con il libretto delle vaccinazioni, si facevano le vaccinazioni obbligatorie, c'era quella per il vaiolo, l'antipolio, tutte cose terrificanti che sono state debellate, e io, devo dire la verità, non mi ricordo di polemiche per le vaccinazioni, erano vaccinazioni obbligatorie, altrimenti non ci si poteva iscrivere alle scuole. Insomma, e di vaccini che appunto la scienza aveva elaborato, ormai c'avevano un certo percorso stratificato nel tempo, ma comunque avevano avuto un inizio, insomma, i grandi diciamo, persone che hanno scoperto, scienziati che hanno scoperto i vaccini, se li sono inoculati loro stessi per primi, proprio per dare un esempio. Eh sì, funziona così, no? Anzi, anche nel mio ambito, se dobbiamo menzionare adesso Freud, io sono una psicoterapeuta, ma se esisto come psicoterapeuta è grazie alla psicoanalisi. Lui era uno psicoanalista e chiaramente lui sperimentò su di sé anche gli effetti della droga, della cocaina, quindi chiaramente. Abbiamo proprio un rapporto, se vogliamo, diretto, spesso e volentieri, con quello che significa il dolore, la sofferenza, una medicina, a seconda del ruolo che rivestiamo, no? Quindi Paola, mi sembra che abbiamo fatto un buon servizio anche appunto a questo vaccino che arriverà, anzi che già sta in Italia, pian piano sta pian piano per essere un bene, diciamo, a disposizione di tutti. Speriamo che avvenga quanto prima con minori difficoltà possibili.
Io ti ringrazio per questo ulteriore appuntamento e voglio lasciare a te qualche parola di chiusura. Grazie Gianni, guarda, la mia parola in questo caso vuole essere un po' un sostegno alle persone, no? Cercare di ragionare, cercare di non lasciarsi guidare dai timori, perché secondo me la cosa migliore che possiamo fare per noi stessi, ma anche per una prospettiva futura, è quello di valutare le cose quando accadono. Mai anticiparle, quindi andare su quello che effettivamente riteniamo sia la cosa migliore e procedere passo passo, altrimenti rimane tutto fermo e secondo me la brutta realtà, insomma, l'abbiamo già un po' sperimentata. Ci abbiamo avuto qualche mese per capire cosa ci può aspettare, no? Io ti ringrazio, ricordo Paola Sbardellati, psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro Fratelli Fratelli di Roma. Grazie ancora e di nuovo a ritrovarci su Libri TV. Grazie a te Gianni.